Salve a tutti ragazzi, bentornati su Di Tutto Un Tubo. Oggi proviamo questo giochino che è uscito da qualche giorno, si chiama Pacific Drive. È un gioco un po', diciamo, horror, però la cosa principale è che noi dobbiamo guidare la nostra macchina all'interno di questo posto dove succedono cose paranormali. L'atmosfera ricorda un po' quella di Stranger Things, e anche l'audio, e anche la colonna sonora, adesso la sentirete. E niente, è un titolo, diciamo, particolare. Adesso andiamo a vedere un po' di che cosa si tratta. Quindi, passiamo al gioco. Allora, questo è Pacific Drive. Vedete, ha questa grafica un po' così vintage. Noi saremo quelli che guidano questa macchina che dovrà andare in giro per questo posto dove succedono cose molto 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 strane. Io direi fare play, carichiamo un salvataggio a casaccio e carichiamo, cominciamo una partita. Ho solo giocato 2 minuti per vedere che tutto funzionasse, lo giochiamo a ultra. Vi ricordo che io ho una 4070 Ti, quindi non dovremmo avere problemi. Qui tra l'altro nel salvataggio vi dice anche quanti miglia avete percorso. Questo penso sia lo stato della macchina. Cioè, ci sono varie cose. La cosa più importante in questo gioco qui è il fatto che dobbiamo mantenere la macchina sempre in buono stato per poterci muovere, perché è il nostro mezzo di sopravvivenza. Quindi facciamo così, facciamo start, teniamo tutto custom e vediamo cosa succede. Nel 1947 la penisola Olympic, the Starting Ground, era la base di una nuova tecnologia, solo che c'erano poi dei rumors che ci sono state delle evacuazioni di notte e non si sa bene che cosa sia successo. Nel 1955 il governo ha messo questa zona come exclusion zone, Olympic exclusion zone. Per 30 anni questa zona è stata bloccata da qualsiasi cosa, praticamente nessuno ci è potuto entrare. Cosa è successo all'interno di questa zona non è mai stato rivelato, e quindi guarda caso saremo noi gli stronzi che dovranno andare a vedere che cosa è successo praticamente. Arriviamo con una nave che ci scarica qui. Praticamente noi dobbiamo, c'è scritto stay at the roads, state sulla strada. Adesso vediamo un po'. Allora, VASD guidiamo, AD sterziamo, penso ci sia anche la possibilità di usare il controller. Aspetta che abbasso un po' la musica, perché ok, aspetta che devo spostare anche due cose qui. Ok, guidare con VASD è un po' è un po' scomodo, perché la macchina sterza molto velocemente. Col joypad dovrebbe essere più comodo, però poi ci saranno da premere un sacco di pulsanti per i menu. Quindi non c'è una mappa, per adesso non c'è nulla. Ecco, si mette a piovere. Con C apriamo, accendiamo i cosi, i tergicristalli. Che bella giornata. A quanto pare quest'auto non ha marce. Penso che sia tipo... ah sì, è automatico. Wow, che automatico. PD. Madonna, proprio semplice semplice. Cioè la R non c'è praticamente. PD.
Stiamo andando ai 50, penso siano miglia orari. Sì, miglia orari. Quindi sono più o meno 70 all'ora, una roba del genere. Che poi questo è un furgone, però mi sembra che poi la macchina la cambieremo, perché questo poi ci si distrugge, mi sembra. Ecco, naturalmente l'audio comincia ad andare a puttane. Ecco, qui non si va più avanti, come al solito. E qui ci tocca girare dall'altra parte. Cosa c'era scritto? State sulla strada. Non uscite dalla strada. E noi che cosa facciamo? Usciamo dalla strada. Mi sembra normale. Possiamo togliere questi. Ecco, cominciamo. Allora. Un attimo. Adesso voglio fare una piccola... ragionamento con voi, ok? Allora, io sono un cacchio di tizio che sta portando in giro della roba, ok? C'ho degli scatoloni, quindi io sto facendo una consegna, quindi io non sono un salvatore dell'universo, ok? Sto solo portando dei pacchi, ok? Va bene. Non devo cercare mia figlia che è morta ed è scomparsa. Non... mi hanno mandato qui a consegnare dei pacchi. Adesso, voi mi dovete spiegare il senso che ha che io vedo una roba del genere e vado avanti. Cioè, questi incipit di giochi fanno letteralmente cagare. Le trame non hanno alcun senso, perché nessuna persona sana di mente, vedendo una roba del genere, anche soltanto qui, avrebbe l'idea di continuare con la macchina. Una persona di mente, ok, girerebbe la macchina, tornerebbe indietro, si metterebbe lì e si metterebbe lì ad aspettare la nave che torna indietro, se ne tornerebbe da dove è venuto. Adesso ditemi se tutti sti giochi non hanno alcun senso di esistere, perché la trama non sta in piedi. Non siamo un investigatore del paranormale, non siamo un tizio dell'esercito. Quello che una persona sana di mente dovrebbe fare è girare la macchina, tornare dove c'era la nave, piuttosto me la faccio a nuoto per tornare indietro. Chiamo l'esercito, chiamo chi cacchio me ne frega, non chiamo nessuno, me ne torno a casa e i pacchi se ne possono andare anche a fare in culo. Cioè, gli incipit così dei giochi non hanno alcun senso, e l'80% dei giochi che esistono non hanno alcun senso. Io non li capirò mai. Ok, adesso noi andiamo avanti perché dobbiamo giocarlo sto cacchio di gioco, ma la trama fatta così fa acqua già da tutte le parti, perché non ha senso che io adesso vedo una roba del genere, vedo roba che vola, cioè io già mi cagherei in mano, prenderei e me ne tornerei indietro da dove sono venuto. Però vabbè, a quanto pare la gente ha il vizio di fare i giochi coi piedi senza darti una motivazione logica per andare avanti, perché una persona sana di mente non andrebbe mai avanti in una roba del genere. Però vabbè, cioè uno arriva qua, vede sta roba, dice ma vaffanculo, io me ne torno da dove sono venuto. Ditemi voi se è normale una roba del genere. Vabbè, e vi ripeto, l'80% dei giochi è proprio esattamente così. Adesso è diventato tutto buio, cosa facciamo? Ecco, boh, a posto, e sei fottuto. E poi ti chiedi, ma perché sono venuto qua come uno stronzo? Perché sei stronzo? Perché sì. Perché nessuno ti ha detto di andare lì, quando hai visto quelle robe. Non lo so, boh. Già partiamo male, eh. Con la trama partiamo molto, molto male. Ditemi nei commenti se anche voi la pensate così ogni tanto. Che ogni tanto vi sembra che i giochi...
abbiano degli incipit, dei prologhi che fanno veramente schifo e non abbiano senso. E guarda caso siamo proprio dove non dovevamo essere. Vabbè. Adesso qui il nostro furgone si è completamente spantegato dappertutto. Qui c'è roba che vola. Noi ci stiamo, ma stiamo morendo perché c'è tutta sto schifo in giro. Quando io potevo benissimo girare il furgone, tornarmene a casa, nessuno mi ha detto che io dovevo venire qui. Vabbè. Come mi abbasso? CTRL. Ah, si può saltare. Poi magari è bello come gioco, però a me praticamente gli incipit fatti così, senza senso, non... boh. Poi ombre che vengono, che vanno. Cosa dovrei fare? Allora, put the wheel back on. Ah, ok, devo rimettere la gomma. Devo rimettere la gomma. E la gomma dov'è? Ah, qui. Ah, devo tenere schiacciato. Ok. Ehi, quanti bulloni. Entriamo in macchina. Start engine. E funziona, ragazzi. Ah, put the car in drive. Ok. Get to safety. Ok, e dove? Ok, andiamo di qua. Ti tira un po' a sinistra, eh. Cioè a destra, volevo dire. Tra l'altro sembra una Mercedes. Allora, non so se sto andando dalla parte giusta, eh. Mi sembra che stia tornando indietro. Vabbè. Abbiamo finito la benzina. Dobbiamo ciucciare la benzina. Ehi, fermo. Ok. Se non metto in park, questa continua ad andare. Allora, drive east to find shelter. Check your trunk for a fuel can. Ah, ok, aspetta. Ah, qui. Ma scusa, ma che schifo. Ma c'è uno schifo lì. Beh. Allora, dovremmo prendere. Ah, in alto a destra ci dice quanto stiamo ciucciando. Ok. Ok, abbiamo ciucciato tutto. Abbiamo ciucciato tutto. Fill your tank. Ma quanto è piccolo sta roba. Ok. E in teoria possiamo. Ok, possiamo rimetterlo qui. Cos'è? Direi che ce ne andiamo.
Via, 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 via. Via, non è bello. Che schifo, cosa sta succedendo? Ok, ma c'è la visuale da fuori? No. Ah, dobbiamo arrivare in un posto sicuro. Dobbiamo andare verso est. Vabbè, verso est, io seguo la strada perché se no non c'ho una mappa, non c'ho niente. Oh, cazzo. Cazzo, 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 cazzo. Non mi gira, non gira la macchina, non gira la macchina, non gira. Ma porca di una porca. Non so se si muore cosa succede. Vai, sfonda tutto. Dove vado? Di qua? No. Qua? C'è un posto dove mettere la macchina? Non si sa. Allora, park, off, open. Allora, c'era... aspetta. C'era una porta qua aperta. Mi sembra. Tipo qua. Chiudi. Turn the power on. Qua. Ok. Pick up the backpack from the table. Ok. Che è? Qua. Ok. Poi. Pick up the mechanics eye headset hanging by the map. Qua? Fico. Tend to your own at the first aid station. Ah, qua. Ok. Ok, ci siamo curati. Bene. Put the wheel back on, fix the car. Beh, la dovrò portare dentro, no? Proviamo. Portiamola dentro. Ok. Allora, connected. Ma questa è la macchina? No. Sì, è la macchina. Fa schifo. Allora. Sì, ma parlate troppo però. Cosa devo fare? Put the wheel back on. Ok. Si può togliere sta stronzo che continua a parlare perché non me ne frega veramente niente. Oh.
Oh, non mi interessa. Allora, tanto non è in italiano, quindi non ce ne frega niente. Come si chiude la porta? Non si può. Non si può. Ok, non si può chiudere il portellone. Io volevo chiudere. Allora, add to your do list, crude door, craft a replacement door. Ok, dobbiamo craftare la porta che manca. Qui non è. Open headset OS. Ok, come? Come? Ah, così la possiamo. Ma no. Ok, perfetto. L'abbiamo messa perfetta. Come si fa? Qual è quel pulsante lì, scusate? Vorrei capire qual è quel pulsante lì. Tab. Ah, ok. Allora, blueprints, crude door. Ok, pin to checklist. Scrap metal, plastic, duct tape, glass shard. Ok, quindi. Pact list C. Ok, pin to checklist. Quindi se io torno indietro. Ah, ok, eccolo lì. Allora, vediamo. Crude panel. Allora, gather item from the abandoned car behind the garage. Search the abandoned car's trunk. Search the toolbox by the garage door for a pry bar. Va bene. Allora, se io pigio E, non fa niente. Qui abbiamo una ruota, non me la fa prendere. Qui abbiamo una ruota distrutta. Un po' distrutta. Ok. Aspetta, vediamo. Allora, toolbox. Ok. Abbiamo il toolbox. Abbiamo. Allora, duct tape, try bar, mechanics kit. Logbook, inventory. Questo è il nostro zaino, immagino. Questo è quello che abbiamo in mano. Questo è il toolbox perché siamo davanti al toolbox. Quindi ci serve duct tape, fabric. Allora, vediamo. Open inventory, va bene. Quindi, che devo fare? Allora, nel car behind, vediamo. Ah, forse devo equipare. Aspetta, devo equipare questo sulle mani. Ok, vediamo. Oh, allora abbiamo forse quello che ci serve. Vediamo un po'. Abbiamo quasi quello che ci serve. Ci mancano gli scrap metal. Che schifo, ma abbiamo preso qualcosa? È uno schifo sto coso. Scrap the abandoned car's wheel, panels and door. Ah, allora aspetta. In teoria facendo così. No. Non dirmi che ci si è rotto. Aspetta, magari ne troviamo un altro. No, ci si è rotto l'attrezzo. Ma ci si è rotto l'attrezzo. Come facciamo adesso? Come facciamo adesso? Ci si è rotto il.
Ah, facciamo così, con questo. Ok, ci serve... Cos'è che ci serve? Ok, mi serve ancora... Vabbè, facciamo anche questo. Abbiamo tutto! Abbiamo tutto! Non ci credo. Allora, banco. Allora, dobbiamo fare la crude door. Craft. Ok, abbiamo craftato la portiera. Adesso gliela andiamo a mettere. E ce ne servono due. Allora, questa la mettiamo qua. Ok. Get the repair putty from the locker. Allora, aspetta un attimo. Trunk storage. Dobbiamo farlo probabilmente. Allora, da qua. Adesso prendiamo tutto. Il putty. Ok, dovremmo aver preso il putty. Che è first aid kit. Questo qua, tra l'altro, ha una durability. Come si fa ad aggiustare? Perché ho una gomma in mano? Non voglio la gomma. Butta via la gomma. Error, item insecure, risk of loss. Ah. Perché? Steel sheet. Devo capire come sono me. Si può girare la roba? Rotate. Ah, ecco. No, questo lo mettiamo qua. Perché risk of loss? Ah. Ok, così dovremmo esserci. Perché ha sempre in mano sta roba? Posso buttare per terra qualcosa? Ok, steel sheet, vabbè, quello lo mettiamo dopo. Allora, dobbiamo prendere il putty. Equip repair putty. Ah no, aspetta, forse ce l'ho già. Forse ce l'ho già. Repair. Eccolo qua. E allora, vediamo. In teoria. Ah, è semplicemente così. Si ripara. Bello. Fico. Ma ne basta uno? Ah sì, ne basta uno. Ma che figata! Ma è magica sta roba! Sembra quella roba che vendevano nelle televendite qualche anno fa. Quello che vi riparava i graffi della macchina in due secondi. Non so se ve lo ricordate. Ah, qua mi manca un pezzo. Ok. Cioè, si modifica proprio la forma della portiera. Ma che figata. Vediamo se arriviamo al 100%. E vai, 100%. Ok. Ci serve un rear bumper. Ok. Scan the flat tire. Ok, scannerizziamo. C. Ok. Si può riparare semplicemente col putty? Ah sì. Ok. Perfetto. Allora, replace the flat with the spare tire found in the locker. Replace the flat by crafting using a sealing kit. Ah, possiamo fare in due modi. Ok. Allora, il putty non ci serve più. Allora, vediamo un po'. Dovrebbe esserci da qualche parte. Allora, se noi facciamo R, la tiriamo via. Ok, e la mettiamo lì. Quella lì è quella lì è andata.
quindi noi dovremmo locker. Avevamo questa, spare tire. Ah, ce l'avevamo già. Ok. Quindi noi apriamo questo, lo mettiamo qua. Facciamo così. Ok. Scan the loose wheel e keep the mechanics kit. Allora. Summer tire. Ah, questa non è. Ok, dobbiamo equipare il mechanics kit. Ok. E fare così. Ok, C, ce la facciamo. È a 73. Allora, la front wheel, quindi di là. Aspetta, eh. No, questa qui è a posto. Questa qui, un po' di coso che va a posto. Questa è abbastanza decente. La porta al massimo? Ah no, non la porta al massimo. Dannazione. Vabbè, questa va bene. Ok. Allora, cosa dobbiamo fare? Install cardboard boxes. Ah, ok, per avere una specie di magazzino. Ok. Ok, perfetto. E poi andiamo a prendere sta roba qua. Ah, col sinistro. Penso questa serva a craftare. Ce la fai? Ok, craft mat. Ah, craftiamo direttamente qua dentro dalla macchina, senza tornare al coso. Install arc device. Qui. Andiamo. Fighissimo. No, no. Ok. In the passenger seat. Ok, fatto. L'ho fatto. L'ho fatto. Quindi? Ok. Download crafting blueprints. Pick up the gear blueprint at the front garage door. Ok. Pick up. Facciamo anche questo. Ok. Use the pump to fill the fuel tank. Ok. Dov'è? No, qua. Sarà qui. Benzina gratis. Align the car with the charging station in the parking bay. Through the switch to charge the battery. Ah, devo caricare la batteria. Eh no, aspetta. Ok. Allora, devo allineare la macchina. Potrei fare come avevo fatto prima. Potrei fare tipo così. Non è allineata? Come faccio a allinearla? Perché le batterie sono qua. Vediamo. Dimmi che si è caricata. Ma dai, fighissimo, si è caricata. Select the destination, use the map on the wall. Ah, on the wall. Ah, qui, on the wall. Allora, vediamo come funziona. Questa è una destinazione, immagino. 3 ore. Io se voglio selezionare questo, che è l'unica, e faccio così, cosa succede? Get in the. Vai nella macchina. Sì, ma destination. Vabbè, ci fidiamo. Aspetta.
Aspetta, posso craftare qualcos'altro? Allora, Impact Hammer. No. Gear. Ok. First aid kit. Duct tape. Fabric. No. Ma duct tape? Ah, infatti c'avevo ancora qualcosa. Ah, una cosa. Vediamo se posso mettere la roba. Oh, ecco. Allora. Mettiamo un po' di roba di qua. Cominciamo a spostare la roba, metterla in posti un po' più. Il first aid kit lo teniamo. Ecco. Tipo, vediamo un po'. Blueprint. Tipo, sealing kit, come si fa a fare? Duct tape, rubber, glass shard. Quindi noi ogni volta che troviamo una macchina in giro ci conviene distruggerla, demolirla. Ah, repair putty com'è che si fa? Scrap metal, plastic, glass, chemicals. Ok, però sta roba in giro qui non la troviamo. Ah, ogni volta che veniamo qua ci curiamo. Va bene. Va bene. Allora. Madonna, com'è cambiato tutto. Allora, dobbiamo andare di qua. Ok, lì abbiamo la nostra mappa. Ok, quindi? Ah, è tipo viaggio rapido. Vehicle status. Ah, qui mi dà tutta la cosa del veicolo. Vabbè, ok, facciamo così. Vediamo un po'. Ok. Allora. Perpetual stability. Va bene. Ah, non mi fa vedere il. Ok, ho quattro messaggi. Ma dove li vedo i messaggi, scusa? Ah, qua. In car controls. Ok. No, aspetta, cosa sta succedendo? Ferma, fermo, fermo, fermo. Oh, Madonna, che accelerazione ha? Ma la macchina sembra un po' messa male però. Perché vedo lì dove c'è il simbolino. Boh. Allora, find e scan a plasma generator. Oppure, collect materials and craft replacement part. Ah, ecco. Ok, allora adesso andiamo avanti. Cerchiamo magari macchine da distruggere. Ecco, tipo qua. Ok, no, 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 no,
Allora, questo qua ce lo mettiamo qua. Però le parti che io distruggo, dove vanno a finire? Giusto per sapere. Perché io prendo su i pezzi, ma non capisco dove vanno a finire.
Ah, vanno a finire qui. 7, 6. Ah, sì, ok, capito. Bene, bene. Vediamo cosa c'è qua dentro. Cosa? Perché? Cos'è? Trunk. Ah, trunk. Ok. Ok. Perfetto. Ah, wrecked car. No, 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 no. Come si fa a ciucciare? Come si fa a ciucciare fuori il coso? Non si sa. Ah no, giusto. Devo prendere da qua. Ok. Ok, vuoto. Vai. Ok. Figo, figo, mi piace. Allora. Lui mi ha detto di magari craftare dei pezzi. Allora, io vorrei crude door, crude panel, crude bumper, spare time, crude headlight. Io volevo vedere una roba. Il door serve anche. Allora, crude bumper mi servirebbe perché sarebbe questo. Ok. Poi io però vorrei anche fare il portellone dietro. Che manca. Però qui non c'è. Ah, facciamo un attimo la portiera. Fammi vedere se. Ah, ecco, questa è la portiera. Perfetto. Perfetto, perfetto. Allora, qua c'è sto coso, Recommended Tool Impact Hammer, che non ce l'abbiamo, quindi mi serve fare l'Impact Hammer. Allora, vediamo, l'Impact Hammer, Gas Cylinder e Gear. Allora, facciamo. No. No, meno, meno. Uno. Gas cylinder. Ok. Allora. Andiamo a vedere se troviamo sto gas cylinder. Cos'è sta schifo? Un pothole. Mi serve ancora della roba. Io non so però com'è che si fa ad aggiustare quel coso lì quando poi si scasserà. Quello però lo vedremo poi dopo. Cos'è sto coso? Che schifo. Che schifo! Comunque mi sto facendo male. No, no, non fa bene stare qui dentro.
Ok. Ok. Ehi, attenzione. Toolbox. Carina la grafica comunque, eh? Non male. Eccolo qui. Abbiamo tutto. Sì, allora si può fare il martello. Questo. No, uno. Ehi, quanti ne facciamo? Ah, aspetta però, forse ho capito. Lo scrapper. Ah, si fa con la plastica. Però aspetta, non si può aggiustare semplicemente questo? Equip, rearrange, drop. Ah, mi sa che questo qua, una volta che è rotto... Questo mi sa che una volta che è rotto, è rotto. Forse non si può... Non si può distruggere. Cioè non si può mettere a posto, bisogna craftarne uno nuovo. Vabbè, però a quanto pare se ne trovano in giro, se ho capito bene. Allora. Domanda, posso craftare un first aid kit? No, mi sembra che è fabric. Ok, ok. Allora, craft mat. Allora, mat. Craft mat. Sarebbe? Allora, collect materials and craft replacement parts. Ok, chi è? Assemble an impact hammer and the required gears using the craft mat in the truck. L'ho fatto l'impact hammer? Non l'ho fatto. Ma sì che l'ho fatto. Dove è finito? Ma scusa, eh. Ah, adesso l'ho fatto. Impact Hammer. L'ho fatto. Ce l'ho lì. Non ho capito. Plasma. Smash Plasma Generator. Ah, adesso me l'ha fatto. Allora, Smash Plasma Generator. Vai, smasha. Smasha. Ne devo trovare altri. Ah, qua mi faccio male. Ah, qua mi faccio male. Vabbè, ok. Oh, qui troviamo qualcosa di bello, lo so. C'è modo di prendere tutto? Ah, basta fare transfer. Potevi dirmelo prima. Ah, inventory full. Vabbè. Riusciamo a prenderlo in mano questo? Non è una radio. Abbiamo una radio. Posso prenderla? Perché non posso prenderla? Allora aspetta, facciamo una cosa, va. Andiamo a mettere un po' di roba in macchina.
Ok, mettiamo un po' di roba in macchina. Anzi, facciamo una cosa. Facciamo una cosa, va. Andiamo in macchina là. Ci parcheggiamo qua. Spegniamo. No, cos'è? Che figata! Ok, allora, dicevamo. Ah, non abbiamo preso tutto. Ok. No, non abbiamo preso niente. Ok. Vediamo questo. Però l'abbiamo preso. Ah, la radio. No, prendimi la radio. Prendimi la radio. Non me la prende perché non ho posto? Probabilmente sì. Cazzarola, aspetta. Mettilo lì. Vediamo se così me la prende. Prendi la radio. Non me la prende. Vabbè, non me l'hai presa. Facciamo così. Chiudi. E adesso si va di qua. Che figata, posso spaccare tutto. Allora, qui. No. Cos'è? You scanned food. Ah. Da un po' di. Da un po' di vita. Electronics, sempre utile. Quanta roba. Cos'è questo? Ah, copper wire. Ok, bisogna stare attenti sempre però dove si va per la questione. Non si apre. Cazzarola, non si apre. Ah, aspetta, aspetta, aspetta. No, si è rotto. E quindi una volta che si rompe lo devo ricostruire. Praticamente lo devo ricostruire. In pratica. Poi magari ne potremmo costruire uno un po' più forte. Allora, qui questa porta non si apre. Allora, là. C'è una cosa che non mi piace. Qui non si passa. Là ne abbiamo trovato uno. Qui non saprei. Sono messe abbastanza bene. Anche le ruote. Sì, oddio, più o meno. Le ruote più o meno. Più o meno. Allora, io non so se andarmi a farmi un giro a piedi oppure se prendere la macchina. E andarmene da sto posto.
Vediamo, vediamo. Allora. Dovrei andare di qua. No, devo andare dall'altra parte. Dovrei andare di qua. Sì. Oh cazzo! Che... cosa sei tu? Penso che sia meglio che non mi veda quel coso. Penso, eh. Penso. Magari prendiamola un po' larga. Oh, li abbiamo trovati, li abbiamo trovati. Aia, no, 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 buono, no, buono. Ma arriva fin qua? Eh sì, ma arriva fin qua. Affanculo assorta. E basta. Arriva? No. Ok. Benzina come siamo messi? Quasi full, vabbè, ma spegniamo lo stesso, va. Azzo, aspetta un momento. E tua mamma. Ok. Cosa nascondi? Perfetto, tira su tutto. No, aspettiamo che spara. Ok. Quattro. Ce ne manca uno. Allora, vediamo dove spara. Fanculo assorta. Tra l'altro una cosa che vorrei capire è se posso tornare là a quello che sembra un hub. Allora, collect materials for antenna. Ok, e quindi ce li abbiamo. Locate the radio station. Ah, sì, va bene. Sarà in alto la radio station, immagino. Vediamo. Ah, stiamo sulla strada perché altrimenti spacchiamo tutto. Allora, lì direi che non si va. Planning a drive. Ok. Ok. Vabbè, crafting. Quick slot, va bene. Zone condition. Surviving. Allora, flat. Ah, queste sono le... consumer electronics, plasma generation, track red clats.
Tools, Care Maintenance. Ah, qua ti spiega tutti i pezzi. Se ne vadi, se ne vadi, se ne vadi. Aspetta, va. Mi metto un attimo qua, lontano dal disastro. Non so se sentono anche i rumori. Non so se sentono i rumori quei cosi. Ah, si rompe così. Si rompe. Allora forse potevo entrare anche dall'altra parte così. Non lo so. Rimettere qualcosa. Non me lo fa aprire? Eh beh, se non me lo fa aprire, lo distruggiamo. Ok, comunque è molto interessante, sto gioco. Molto interessante, mi piace. Ah, se io premo C... Ah, no, no, non c'è niente da scannerizzare, ok. Ok, parti elettroniche, perfetto. Qui in fondo cos'è che c'è? Ok, uno zaino. Lo zaino in sé non si può prendere, immagino. No, no, non si può prendere lo zaino in sé, no. Quanta roba. Chissà se io lascio qualcosa in uno... in un... da qualche parte, se mi rimane sempre. Chi lo sa? Chi lo sa? Ok. E qua abbiamo fatto. Allora andiamo a mettere la roba in macchina. Devo stare attento a quel coso che gironzola. Questo qui, se io provo a usarlo, transfer, use. Ah, questo mi cura nel tempo forse. Ah no, forse no. Vabbè, almeno siamo al 71 adesso. Cos'è che potrei craftare? Ah, eccolo qua. Ah, adesso sì che posso farli. Ok. Facciamone due. Ok, posso fare così? No. Ok. Ah, più di due. Vabbè, allora lo lasciamo qui. Ok, invece qui. Ah, no, ma... ma no, mettimelo qui, non lo voglio in mano. Non lo voglio in mano! Ok. Vediamo lo stato della macchina. Rear right panel. Ah, mi manca un pannello. Ah, ma ci sono tutti. Ah, questo è rotto. No, no, non volevo entrare. Aspetta. Allora, rear left door, trunk door, ok, front left door. Allora, questo qui me lo dà che è mezzo rotto, cioè c'è il vetro rotto praticamente. Ah, mi manca questa parte qua, ecco cos'è che mi manca. Aspetta, e questa parte qua com'è che si chiama, scusa?
Ah, crude panel. Ah, aspetta allora. Aspetta, aspetta, crude panel. Ok. Quindi così dovremmo esserci, dovremmo avere tutti i pezzi. Ah no, 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 manca un altro crude panel. Ah, vedi. Ok. Perfetto. Quindi adesso la nostra macchina dovrebbe essere quasi completa. Manca qualcosa davanti? No. Quindi se io chiudo qui, entro in macchina, mi dovrebbe dare che la macchina è in condizioni un po' migliori. Ah, manca la luce davanti. Aspetta, 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 aspetta. Mi manca la luce, la headlight. Ok. Dietro le luci le no, vabbè. Forse posso farla. Vediamo. Crude headlight. Vediamo. Vediamo se me la fa mettere. Sì, fa schifo, però c'è. Ok. Chiude il portone. Allora, abbiamo i pezzi, li abbiamo praticamente tutti. Ah, forse non ho. Ma non ho il vetro davanti? Mi sa che non ho il vetro davanti. Ma sì che ce l'ho il vetro davanti. Sì, non sono proprio messi bene, bene, bene. Questo è rotto. Però i vetri ci sono tutti. Ah, i vetri ci sono tutti. Ok. Located radio station. Allora, ragazzi, io direi che possiamo fermarci qua per oggi. È un molto, molto, molto interessante questo giochino. Sembra un survival con le atmosfere tipo di uno Stranger Things, un po' vintage, ok? Però quel vintage fantascientifico, non so come spiegarvelo, alla, insomma, c'è qualcosa di ritorno al futuro anche, che mi ricorda molto questa macchina, diciamo. E niente, se il video vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi, se volete abbonarvi al canale trovate tutte le informazioni sotto al video, anche vari link per iscrivervi e tutto. E niente, se il video vi è piaciuto commentate qua sotto e ditemi cosa ne pensate. E comunque poi andremo avanti ancora anche con la Steepok, con Banishers e quant'altro. Quindi per oggi è tutto, da Di Tutto Un Tubo, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao.